gli artisti dell'era glaciale potrebbero aver usato la luce del fuoco per animare le sculture. In uno studio pubblicato su PLOS ONE, il team ha creato repliche 3D esatte delle incisioni di 15.000 anni fa, bruciandole con il fuoco. Ciò ha contribuito a rianimare i disegni di animali antichi incisi sulla pietra. La vicinanza al fuoco fa muovere le figure. Cavalli e altre immagini iniziarono a muoversi dinamicamente lungo la roccia. Sono state trovate migliaia di tavolette distribuite tra la Spagna, il Portogallo e le isole del Canale della Gran Bretagna, nonché della Francia. Su queste pietre sono visibili crepe termiche, oltre a striature rosa scolorite. Sono comparse a seguito dell'esposizione al fuoco. Per questo motivo, i ricercatori hanno avuto una domanda: in quali circostanze le pietre hanno interagito con il fuoco? Era parte integrante del processo creativo e è apparso in seguito, ad esempio, a causa di un incendio. Il team ha quindi applicato il software per modificare le immagini e confrontare le copie trattate al fuoco con l'originale. I risultati mostrano che i segni di calore sulle pietre non erano dovuti a un incendio accidentale. Sebbene diversi manufatti di corno d'osso mostrino tali danni. Gli autori hanno concluso che, molto probabilmente, i disegni sono stati realizzati per guardarli vicino al fuoco. La pareidolia può avere profonde radici evolutive. I ricercatori suggeriscono che gli artisti dell'era glaciale lo usassero in un modo molto diverso. Per aiutare il processo creativo, ad esempio, hanno usato una sovrapposizione di diverse forme dello stesso soggetto per aiutare a creare l'animazione. Questo effetto è stato osservato in parte delle pitture rupestri della Maddalena, in cui alcuni animali hanno più teste o paia di gambe extra.